Milena, il risultato di quest'anno direi che è meglio dell'anno scorso, possiamo dirlo? Sicuramente, sono tutti molto soddisfatti, lo vedo dai complimenti che sto ricevendo questa sera. Sicuramente la location ci aiuta molto, il fatto che abbiamo rischiato di organizzare tutto all'esterno ci ha aiutato anche col bel tempo, e sicuramente quest'anno c'è stato un bel pubblico che aveva già assistito alle edizioni precedenti e che, rimanendo soddisfatto, ha voluto darci fiducia, e ringraziamo anche Live FVG per l'aiuto in questo senso. Milena, quante aziende in totale? Sono 45 aziende e ovviamente, come dico sempre, lo zoccolo duro è rappresentato dal contatto di Fara di Isonzo, che sono 7 aziende conosciute in tutto il mondo, e ognuna si è abbinata ad un ristorante e sono tutte attività prestigiose, quindi la gente ha potuto soprattutto capire che si tratta di un evento piccolo ma di nicchia, quindi c'è, diciamo, il protagonista è la qualità. Prossimo anno si ripeterà ancora, visto i successi degli anni scorsi e di quest'anno? Beh, sicuramente abbiamo già in serbo una novità. Quest'anno la novità è stato l'angolo Orange Wine, quindi ci sono stati dei produttori, ricordiamo, di San Floriano e Oslavia, che hanno proposto questi vini macerati che sono diventati, diciamo, importanti nel panorama della produzione vitivinicola. Il prossimo anno abbiamo l'idea di creare un piccolo spazio dedicato a delle regioni italiane, quindi ogni anno proporremo una regione con i suoi vini, proprio per far conoscere ai cultori del vino anche ciò che avviene al di fuori di questa regione. Allora ci vediamo, intanto ci vedremo questa trasmissione, poi ci vedremo anche l'anno prossimo. Sicuramente. Siamo con Giovanni Floreani. Allora Giovanni, questo festival del canto spontaneo, possiamo dire che ha inglobato questo festival del vino di Fara di Isonzo? Sì, il festival del canto spontaneo, che giunge quest'anno alla 10ª edizione peraltro, è ormai da 3 anni, difatti la Fara Wine Festival è la 3ª edizione, ma è all'interno del grande contenitore Festival del Canto Spontaneo, che nasce, inizia a metà maggio e termina a fine dicembre, e gira continuamente in Italia, in Friuli soprattutto, ma anche in Italia e anche all'estero. Quest'anno abbiamo iniziato tra l'altro il festival a San Sperate in Sardegna, in omaggio a un grande scultore, purtroppo è deceduto esattamente un anno fa, un grande amico peraltro, Pinuccio Sciola, e abbiamo realizzato un bellissimo concerto nel giardino sonoro che lui aveva realizzato con le pietre che lui scolpiva e le rendeva sonore. E poi abbiamo proseguito a Spalato, a Vienna, a Roma, a Milano, a Napoli, insomma un sacco di date. Quest'oggi è la data forse più importante qui nella zona, diciamo, dell'area isontina, e ripeto, già il terzo anno che lo facciamo, e a giudicare dalla gente presente il successo è scontato oramai. Il posto è bellissimo, Borgo Colmello, ma devo dire che grazie a questa sinergia che c'è stata fin da subito fra l'associazione Food Club e il comune di Fara di Isonzo, ma soprattutto devo dire all'assessorato alla cultura guidato da Milena Colucci, è stata una sinergia vincente e penso proprio che andrà avanti ancora per molti anni, almeno così lo spero. Azienda Vinicola Bressan, Fulvio, quali vini hai portato quest'oggi? Quest'oggi ho portato, per essere ligio alla tradizione, il Verduzzo secco, tradizionale non dolce, e ho portato il Pinot Nero, che secondo me per un produttore è una sfida personale che ogni produttore dovrebbe portare avanti. Il Pinot Nero è una grande impresa, perché sappiamo che è un vino difficile da produrre, è un'uva non semplice neanche da coltivare. Qual è il metodo di vinificazione del Pinot Nero? Ma intanto bisogna cominciare a capire che cloni dobbiamo usare in questo vino, e qui bisogna andare a cercare di capire in Francia cosa fanno, avere l'umiltà di imparare da chi è grande, da chi è già grande. Però posso aprire una parentesi qua, meglio la Francia o il Friuli? Non parlo dell'Italia, o il Friuli Venezia Giulia. Ma il Friuli, come sviluppo della vite e curve di maturazione, io ho studiato in Francia e i vigneti li conosco, siamo nettamente superiori per le curve di maturazione. Talvolta, parlo da produttori, pecchiamo di presunzione in cantina. Questo è un po' il male dei produttori. Ci vorrebbe un po' di più umiltà e capire un po' che cos'è l'uva, che cos'è il vino, e approcciarsi
non soltanto una questione monetaria, prima facciamo salire la qualità, che poi la questione monetaria arriverà da sola, senza forzatura. Escludendo il 2014, che sappiamo che è stata un'annata non fantastica a livello meteorologico per quella che è stata la produzione, per il Pinot Nero qual è l'anno migliore in cui sei riuscito, diciamo, a conclamare il prodotto? Beh, ecco, per assurdo, l'annata sempre che io mi meraviglio sempre, è riuscito a stupirmi, è stato il 2003, un'annata super secca. Io pensavo a un vino impossibile da realizzare, mio padre è stato a dire: ma mettilo a parte. E dopo io pensavo di fare una marmellata e dopo 6 anni mi sono trovato un vino incredibile che mi ha lasciato senza parole e mi ha lasciato addirittura il dubbio in tutte le mie credenze tecniche. Perciò mi ha, diciamo, minato proprio alla base delle mie credenze. A quel punto lì, culturalmente, si capisce che la natura gioca il suo ruolo e noi possiamo fare solo una cosa da uomini: ballare insieme alla natura. Non possiamo pensare di ballare con la musica che decidiamo noi, questo è sicuro. Ristorante Al Molino, siete abbinati all'azienda agricola Bressan, cosa avete preparato di buono? Oggi abbiamo preparato il baccalà e degli involtini di Berza ripieni di fagioli e porro. E questa? In abbinamento ai vini, il verduzzo col baccalà e il rosso con gli involtini. Pino nero con gli involtini. Preparati a titolare. Allora chiediamo come sono stati preparati questi piatti. E il baccalà in bianco, come da tradizione nostra, e gli involtini sono semplicissimi, di Berza, ripiene di porro e fagioli conditi. Semplicissimi, io non li ho mai trovati in nessuna parte, quindi come sono preparati? Sono la ricetta segreta di qualche nonna? No, 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 sono nati da me, dalla mia fantasia. Siamo con l'azienda vinicola Ehrmann, conosciuta, diciamo. Quali vini avete portato per questa serata? Sì, abbiamo portato Ribolla Gialla 2016 e Tunina 15, il cavallo di battaglia dell'azienda, nato 42 anni fa, 75 prima annata. Avete modificato negli anni la vinificazione o è rimasta uguale? L'uvaggio è classico Chardonnay Sauvignon, Ribolla Gialla, Malvasia Piccolite. Abbiamo creato un piccolo tocco, diciamo, innovativo nel 2003 con un tocco di legno, ma l'anima rimane sempre l'acciaio. E l'altro prodotto? L'altro prodotto è una ribolla gialla a base di ribolla, poi c'è un piccolo tocco di Fulano e Riesling. L'anno 2016. 2016 è risultato eccellente? Sì, la 16 e la 15 grandi annate, anche la 14 è un'annata buona, che si farà vedere il suo carattere, diciamo, nell'invecchiamento. Questo per la tanta acqua che c'è stata. Ma diciamo che è un'acidità più elevata che porta comunque i vini freschi mai all'inizio, però poi nell'evoluzione a prodotti che durano più nel tempo. Ok, grazie. Siete abbinati al Castello Formentini come ristorante. Castello Formentini, buonasera, cosa avete preparato di delizioso? Carne. Abbinare a un vino eccellente, diciamo. Carne bianca saldata con le verdure julienne, molto buono. Oppure abbiamo della paella di quinoa al posto del riso. Come è preparato questa pietanza? Al posto del riso abbiamo messo la quinoa e come abbinamenti ci sono i calamari tagliati a rondelle, bisi, carni bianche come il maiale o pollo e poi abbiamo il peperone giallo, il peperone rosso, carote, zucchine. Fantasioso. Molto, molto gustoso. Complimenti. Contenuta Villanova. Col titolare, quali vini avete portato oggi? Questa sera abbiamo portato in degustazione un Sauvignon Bronco Cucco del Coglio 2015, che tra l'altro è caratteristica di Villanova, quella di avere appunto il Coglio e queste due colline nella località di Villanova, quindi si distaccano, diciamo, dal Coglio che riconosciamo tradizionale in là della ferrovia verso Cornosa. E poi uno spumante, visto che spumantizziamo già dai primi del Novecento, uno spumante, una innovazione, diciamo, che abbiamo pensato di spumantizzare quelle che sono le uve nel territorio friulano sicuramente più conosciute, che sono i pinot, quindi è una cuvée di pinot nero, pinot grigio e pinot bianco, metodo Charmat, 6 mesi di autoclave. Da quanto tempo lo producete? Questo abbiamo deciso di produrlo da 3 anni, proprio per essere anche un'alternativa a quello che può essere il prosecco ad oggi, quindi un qualcosa che può anche rappresentare la produzione appunto friulana. Grande richiesta? Sì, devo dire che in effetti ad oggi il mercato richiede quello che è spumantizzato.
il vantaggio, il bello di questa realtà aziendale, essendo un'azienda storica, perché le sue radici affondano nel lontano 1499, è una tradizione enoica importante, quindi comunque abbiamo un palmarès di varie tipologie di prodotti, quindi dai vini bianchi fermi sia del Coglio che la Doc Isonzo, gli spumanti, e poi peculiarità dell'azienda di avere anche la propria distilleria, e distilliamo quindi le nostre vinacce, le nostre uve. L'azienda vinicola tenuta di Villanova si è abbinata ad un ristorante che è il Chant de l'Usignol, il canto dell'Usignol, che è un nome veramente molto gradevole. Cosa avete preparato di buono? Noi abbiamo preparato una parmigiana nel bicchiere, composta da un cremoso di melanzane, una panna cotta di burrata, del pomodoro confit, la finiamo di preparare con un frollino di pomodori secchi e basilico e della buccia di pomodoro essiccata. Complimenti per la scelta. Curiosità, il nome del ristorante? Sì. Perché questo nome? Ma è un ristorante che mio papà ha aperto negli anni 60 così, ed c'era noi siamo in una zona molto vicina così, circolata da colline così, da un bosco, si sentiva, sì, e c'era un personaggio insomma che era venuto quella volta lì un attimino nella trattoria di mio papà e aveva sentito e ha detto mettiamo questo nome, era un pittore, aveva disegnato questa insegna con artista, ho trovato un artista. Sì. Società agricola La Bella Notte. È una bella notte bevendo, no? Diventa una bella notte dopo. E infatti il nome della Bella Notte deriva proprio dal fatto che per qualcuno un secolo fa è stata veramente una bella notte, perché è stata persa e rivinta tutta la tenuta in una notte, e da lì dicono che è stato poi proprio il borgo chiamato la Bella Notte proprio per questo motivo. Quindi per qualcuno è stata sicuramente una bella notte. Cosa avete portato? Quale tipologia di vino? Noi abbiamo portato oggi qui un pino grigio ramato, fatto come si faceva una volta, macerazione con la buccia, quindi proprio un color buccia di cipolla, e poi abbiamo portato un Cabernet Franc. Cosa varia nella produzione la macerazione con la buccia? Cambia, allora beh, intanto sicuramente l'uva di pino grigio, essendo un'uva grigia proprio di colore, la buccia cede il colore al vino, quindi abbiamo proprio un vino che non è un vino bianco ma è proprio ramato, color buccia di cipolla. Cambia anche il vino, perché comunque facendo macerazione con la buccia vengono ceduti non soltanto il colore ma anche i tannini, e quindi il vino ha una struttura diversa rispetto a un vino senza macerazione. Diventa più alcolico? No, questo non va a influire sulla gradazione alcolica ma sulla struttura e sul corpo del vino stesso. Avete abbinato i vostri vini a un ristorante? A un ristorante di Natasha, la chef mobile, che ha proprio preparato i piatti assaggiando prima i vini e quindi anche utilizzandoli nella cottura e nella preparazione dei piatti stessi, quindi un abbinamento molto interessante. Allora siamo con Natasha Noia, che ha accompagnato l'azienda vinicola Bella Notte, e mi dicono che hai anche preparato i piatti scegliendo il vino, abbinando i piatti al vino e utilizzando il vino per cucinare, è corretto? Sì, assolutamente sì, come anche la precedente eravamo abbinate, e niente, semplicemente ho studiato vari vini dell'azienda, ho scelto quelli più indicati e ho creato da lì le proposte di stasera. Invece di fare il contrario magari, ho semplicemente usato il vino, da lì sono partita per creare quello che ho portato. Che cosa hai preparato? Ho preparato un pacchero cotto nel Cabernet Franc, ripieno di formati franc e pistacchi per il vino rosso. Per il vino bianco invece un filettino di maiale glassato al miele e pesche. Tutto qua, c'è tutto qua. Sembra facile, ma ci hai messo molto tempo, immagino, tra la scelta, la preparazione e quant'altro. C'è uno studio dietro sicuramente. Siamo con Villa Parens, nota azienda vinicola. Cosa avete portato di buono quest'oggi? Allora, Villa Parens, un Blanc de Blanc, metodo classico. Il classico è una ribolla gialla in qualità di vitigno autoctono di questa zona e mi auguro futuribile per questa regione. Perché si chiama Blanc de Blanc e non Blanc de Noir? Blanc de Blanc perché vuol dire che le uve che lo compongono sono tutte di natura bianca, tutte a bacca bianca. Blanc de Noir è quando invece la bacca è nera, rossa, e quindi c'è un'estrazione della parte bianca, della polpa, e non c'è il contatto con la buccia, quindi questo è il componente. Ormai è un prodotto che facciamo da 40 anni, siamo stati i primi in zona a fare un metodo classico ed è un prodotto che ci distingue insomma, in maniera piacevole e importante.
e piace molto. Ma insomma, 40 anni, se non abbiamo smesso di farlo, vuol dire che incontra. Vuol dire che incontra successo. Che gradazione alcolica ha? Beh, siamo sui 12 e mezzo siamo. Poi noi, no. è una delle nostre caratteristiche da 50 anni ormai, non superiamo mai 12 gradi e mezzo. Una cosa che nostro padre ha cominciato, nel momento in cui ha deciso di non usare mai il legno in cantina, ha deciso anche che 12 gradi e mezzo erano sufficienti per l'equilibrio dei vini di questa zona. Molto interessante. Elisabetta, l'altro vino che avete portato? Bianco Fermo, che è una ribolla gialla, sempre un vitigno autoctono, ed è un vino che noi lavoriamo assolutamente in acciaio, è una prerogativa della nostra elaborazione, della nostra filosofia di presentare dei vini freschi, piacevoli, eleganti, fruttati, sempre facendo attenzione, come diceva Giovanni poco fa, alla gradazione alcolica, che è una componente importante. Non bisogna esagerare. Assolutamente. Allora, Villa Parens ha creato un abbinamento con il ristorante Locanda Devetac. Esatto. Quale pietanza avete portato in abbinamento? Questa sera abbiamo portato un piatto molto fresco e uno tzatziki carsolino fatto con ricotta e yogurt, arricchito con le spezie, con le erbette del Carso e con una spuma di sedano selvatico, sopra una dadolata di cetriolo e le briciole di pane. Molto fresco, buono per la serata, ovviamente buonissimo e soprattutto ideale con i vini di Villa Parens. Azienda vinicola Colmello di Grotta, cosa avete portato oggi? Allora, oggi abbiamo portato due vini della Doc Isonzo, un Brut metodo Chermat, un Pinot Grigio Doc Isonzo 2016. Praticamente è una nostra sfida, perché di solito producevamo un vino fermo come Pinot Grigio, abbiamo deciso di spumantizzarlo. Unici in Friuli? Come Doc Isonzo credo di sì, perché molti, la maggior parte li vendono come IGT, invece la nostra deriva proprio da uve di oltre 30 anni, esclusivamente Pinot Grigio, quindi è stata anche una nostra sfida uscire con questo vino, che è appunto un Brut, un Charmat, 90 giorni, 9 grammi e mezzo di zuccheri, ed è sicuramente una risposta vincente dal consumatore, perché si differenzia molto dalla bollicina normale. E poi abbiamo portato un altro bianco dell'Isonzo, che è un uvaggio, una cuvée diciamo di 60% Chardonnay, 30% di Sauvignon e 10% di Tokaj, con nome di fantasia San Philippe, perché deriva dal toponimo dell'azienda recupero austro-ungarico dei ronchi di San Filippo Giuseppe, quindi l'abbiamo denominato come San Filippo. Ecco, la nostra azienda è un'azienda di 15 ettari che si sviluppa attorno al Museo della Civiltà Contadina, con 40% in Doc Olio e 60% Doc Isonzo. Complimenti, siete abbinati al ristorante Moscardino Bistrò. Sì, esatto. E qui abbiamo la titolare. Cosa avete portato in abbinamento a questi due ottimi vini? Abbiamo portato una ceviche di tonno sgombro e marinati con limone, lime e arancio e con della cipolla di Tropea caramellata. Il piatto che è piaciuto? È piaciuto, è stato apprezzato e anche l'abbinamento, è piaciuto molto, ci ho fatto i complimenti, ha detto che verranno a trovarci, quindi bene. Allora vuol dire che è andata bene. Quale altre pietanze preparate? Noi siamo un ristorante a base di pesce e facciamo giusto una variante di carne proprio per accontentare un po' tutti i palati. Nel nostro menù ci può essere del gelato di baccalà mantecato, ci sono le alici in 5 sapori fatte in tutte le versioni, abbiamo spaghetti aglio olio peperoncino Bottarga affumicati da noi, insomma diverse pietanze. Azienda vinicola Borgo Conventi, cosa avete portato per questo evento? Qua noi oggi abbiamo portato il Friulano e lo Chardonnay Coglio 2007, l'annata 2016. Hanno una vinificazione in bianco, non vedono legno per tutta la durata e hanno una gradazione alcolica tra i 13,5 e i 14 gradi. Annata 2016, annata buona per la produzione? Diciamo di sì. A livello climatico? Sì, va bene. Quella del 2017 come sarà? Si vedrà. Si vedrà, si può mai sapere in anticipo. Grazie. Siamo con Armando dell'azienda vinicola Brandolin, abbinata al ristorante Arc di San Marc. Cosa avete portato oggi di buono? Abbiamo portato una malvasia ferma, una malvasia spumantizzata, un friulano e
due rosse che sono Merlot e Cabernet Franc. Da quanti anni esiste l'azienda vinicola? Dal 1920, quindi Tanti anni quindi. E la vinificazione invece dello spumantizzato da quanti anni viene prodotta? È una novità questa? Della Malvasia, sì, è da circa un 3-4 anni. Un po' come molti del Friuli Venezia Giulia che si sono lanciati, diciamo, sullo spumantizzato, viste le richieste elevatissime. Possiamo dire anche che il friulano spumantizzato ha raggiunto un livello molto alto nelle richieste e anche nella qualità del prodotto. Sì, abbastanza richiesta, e per cui vuol dire che è buono. Continuiamo a farlo, indubbiamente. Quindi sono tutti da agricoltura biologica. Sono apprezzati. Quindi li puri, diciamo. Sì, non hanno chimica. Ecco. Siamo con la trattoria e ristorante L'Arc di San Marco. Cosa avete preparato di buono per oggi? Abbiamo preparato della crema di patate viola con trota affumicata, zucchine e olio al basilico. Un'insalata di orzo con verdure e ceci. E poi della torta dal formaggi con germogli di porro e un brasato di seitan con patate arrosto. Mannaggia! Alternativa vegetariana, visto che ci sono tanti prodotti che propongono carne. Ecco. Bravi, complimenti. Quali altri prodotti preparate come specialità ristorante? Un po' di tutto. La nostra caratteristica è di essere certificati bio. E nell'ambito di questo abbiamo sia carne, sia pesce e anche prodotti vegetariani o vegani o per intollerante. Siamo con l'azienda vinicola Ferlat. L'azienda vinicola Ferlat è una piccola azienda di produzione biologica, giusto? Sì, siamo in conversione biologica. L'anno prossimo, con l'annata di quest'anno, siamo biologici. Quindi è una grande novità e chiaramente c'è anche un entusiasmo da parte dei consumatori. Noi facciamo 5 qualità di vino: Tokaj, Pinot Grigio, Sauvignon. Di rossi facciamo un uvaggio e un Cabernet Franc. Bollicine non facciamo, non niente bollicine. Ho portato un Pinot Grigio e un friulano combinato con questo grande bel caro che ha preparato delle pietanze molto ricercate, appunto per adeguarsi anche alle qualità di vino biologico molto particolare. Simone del ristorante Felcaro, abbinato all'azienda vinicola Ferlat, cosa hai preparato di buono oggi? Abbiamo degli gnocchi di susine con confettura di susina, un piatto tipico della tradizione austro-ungarica del nostro territorio. E, appunto, siamo associati alla cantina Ferlat, che può aiutarci a far provare il giusto vino rispetto a questa pietanza. Come viene preparata? Viene preparata con l'impasto dello gnocco, in cui all'interno viene messa una susina fresca, dopodiché viene cotta all'interno del forno e viene gratinata nella parte superiore con cannella e pan grattato. È un lavorone, quanto tempo ci impiegate a prepararlo? Dipende dal numero, però solitamente richiede più di qualche ora, sicuramente. Quali altre pietanze preparate al ristorante? Noi tipicamente abbiamo selvaggina come piatto tipico e andiamo sulla cultura austro-ungarica del territorio, quindi passiamo da orzo in crosta, che può essere un primo tipico, fino a primi selvaggina, ravioli e il secondo appunto selvaggina mista con quaglie, cervo e cinghiale e vari... Chi più ne ha più ne metta, no? Esattamente. Siamo con l'azienda vinicola Scolaris. Raffaele, cosa avete portato di buono oggi? Oggi portiamo in degustazione per la serata, abbiamo un Pinot Grigio Doc Coglio 2016, quindi l'ultima annata, particolarmente buona, diciamo. E poi abbiamo una ribolla spumante rosé, che quindi nasce dallo schioppettino, un vino molto particolare, diciamo. Quindi abbiamo puntato su un Pinot Grigio, quindi il vino diciamo dell'anno, un'ottima annata. Uno spumante particolare che diciamo ci sta, diciamo. Spumanti che stanno andando tantissimo in questi anni, quindi bisogna rivolgersi anche a quella tipologia di prodotto lì. Certo. Da quanti anni viene prodotto lo spumantista? Questo qui, allora, questa è una ribolla particolare, rosé, siamo fuori da qualche anno, diciamo 5 anni, è un prodotto relativamente nuovo. Però è già conosciuto, possiamo dire, perché se ne sente parlare. Sì, è un vino particolare, quindi... Sì, ci viene riconosciuta, suscita curiosità, questo è sicuramente, ed è un vino molto interessante. Gradazione alcolica? Siamo sui 13 con la ribolla rosé, con lo spumante, quindi un vino comunque strutturato, ed aperitivo ma anche e soprattutto da pasto, e il Pinot Grigio siamo sui 14 gradi. Scolaris è abbinato al ristorante La Colombina,
cosa hai preparato di buono per questa sera? Noi abbiamo portato dei piccoli hamburger di Chianina. Di Chianina, niente proprio di meno che. Arrivano dalla Toscana, da Scandicci, e sono stati anche ben graditi. Immagino. Quale altre pietanze hai preparato? Allora, noi siamo conosciuti per tutta la carne di Chianina, quindi la fiorentina in primis e tutto quello che ci va dietro. Però, insomma, siamo conosciuti anche per la pasta fatta in casa, sia ripiena che lunga che corta. Tutto quanto preparato da noi, pasta e pane, tutto quanto. Cividale, i Tre Re cosa propone? Tre Re propone una cucina italiana, menù molto ridotto, cucina espressa, siamo chiusi il mercoledì. Facciamo poche cose, però fate tutte quante al momento. Cucina espressa, come dicevo prima, facciamo un po' di carne e un po' di pesce. Prodotti tipici locali? Abbiamo prodotti chilometri zero, cerchiamo di utilizzare anche prodotti chilometri zero, anche se abbiamo un occhio per alcuni prodotti di nicchia anche esteri, oltre che del resto dell'Italia. Tipo stasera abbiamo una battuta di fassona piemontese, con i pomodorini in confit, su una crema di taleggio e olio alla cenere. Invece di qua abbiamo del polpo alla cacciatora con una crema di patate e dei germogli di alfalfa. Siamo con l'azienda vinicola Mulit nei Colli Orientali Sloveni. Che vino avete portato? Noi siamo un'azienda piccola che produciamo solo due tipi di vino, l'uvaggio bianco e l'uvaggio rosso. Ho portato tutti e due, l'uvaggio bianco e l'uvaggio rosso. Che vinificazione avete? Si attende vinificazione, facciamo per il bianco, fa inox, 20% di legno. Invece il rosso fa solo legno, 18 mesi, e poi fa un stop di almeno mezzo anno di bottiglia. Complimenti, particolare come tipologia di prodotto. Fate solo questi due vini qua? Solo questi due vini qua. Quanti niente, ettari avete? Sono un'azienda piccola, abbiamo un ettaro, un vitigno, come si dice, singolo. E la metà è composta da uve bianche e l'altra metà di uve rosse. Siamo con il ristorante Jogisa. Jogisa, prodotto di tutto Jogisa. Cosa avete prodotto? Avete un pesce spada, sì, oggi abbiamo proprio abbiamo preparato bene oggi. Eccellenza avete preparato. Quali tipologie di piatti preparate in questo ristorante? Ma tutto, noi prepariamo proprio tutto, da pesce, carne, anche pizze, paste, tutto, perché sai com'è, devi avere tutto perché la gente cerca tutto adesso e più cose che hai meglio è, no? Certo, certo, bisogna generalizzarsi, così. No? E il pesce spada come l'avete preparato? No, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo fatto il carpaccio di pesce spada perché è il più buono, perché se no... Naturale. Beh, è un problema fare un pesce così grande, no? Puoi fare qualche bistecca, però è meglio fare il carpaccio perché è buono. È molto più buono così, no? Anche abbiamo preparato un po' di agrumi con olio con erba Luisa dentro perché deve essere un po' di freschezza. Siamo con l'azienda vinicola Buzinel, si pronuncia giusto? Dove si trova? A Plesiva, che abbiamo anche il ristorante di pesce e anche potete provare i vini che li facciamo sull'azienda. Quindi avete vino e cibo. Di vini cosa avete portato? Qua abbiamo per assaggiare il vini bianchi, abbiamo ribolla e uvaggio e poi un spumante che si chiama Carlo. Carlo, il nome? Carlo? Nome di mio bisnonno. E Carlo ha preso, abbiamo avuto era una notte delle Bollicine in Portorose e abbiamo preso un premio per Carlo e anche nelle notte delle Bollicine in Udine. Che vinificazione utilizzate? Il prodotto? Abbiamo Carlo che è metodo classico, no? 36 mesi sui lieviti e poi facciamo la sboccatura e poi aspetta ancora 2-3 mesi e poi cominciamo a vendere. Da mangiare cosa avete portato? Allora abbiamo fatto carpaccio di branzino e insalata di mare. Slovenia carpaccio di branzino e pesce spada. E pesce spada. Bravi, tutto fresco e sì. Preciso, molto bene. Vicino alle Bollicine, no? Sì, è perfetto. (Ride)
Siamo con l'azienda vinicola Parasos, ho usato giusto? Parasos, sì. Al quali... secondo colpo sì. Il primo era in prova. Quali vini avete portato? Abbiamo portato un Sauvignon più fresco, sembra un 2015, il Pinot Grigio 2015 e il Tokaj 2013 come bianchi. Come rossi ha portato mio figlio, vedo, un Merlot 2010. Come li preparate? La vinificazione, tutti i vini fuorché del Sauvignon in questa annata che come macerazione ha avuto un giorno o due. Tutto il resto dei vini restano a fermentare sulle bucce, dipende dall'annata, vanno dai 3-4 giorni del Tokaj e 15-20 giorni del Pinot Grigio a una tipologia del vino che facciamo in Napoli che fa 8 mesi di macerazione. E stasera non c'è. Allora, l'azienda vinicola Parasos è abbinata a delle pietanze che vengono preparate da un laboratorio artigianale. Cosa preparate? Noi prepariamo tutto, tutto fresco, tutto di stagione, tutto senza glutine, perché è un laboratorio certificato senza glutine e molto attento a tutte le altre intolleranze, quindi è tutto. In questo caso io ho proposto tutte le pietanze vegan, in modo da accontentare tutti i palati. Va di moda il vegano adesso? Sì. Tanta richiesta. Sì, ma noi siamo fortunati in Italia, abbiamo delle verdure meravigliose. Allora siamo già a posto con questo. E coi bianchi, coi rossi, con cosa avete deciso? Con le parmigianine destrutturate, le hanno abbinate con il Not, che è il macerato bianco, e invece il riso basmati e venere è stato abbinato con un rosso. Siamo con l'azienda vinicola Terpin. Che vini producete? Allora, come vini abbiamo il Pinot Grigio, il Tokaj, il Sauvignon, il Chardonnay, ribolla gialla. E oggi avete portato? Tutte le tipologie? Tutte le tipologie, sono tutti vini macerati, vinificazione classica, vinificazione macerati, vinificazione in legno, fa un anno in botti di legno, un anno in botti d'acciaio, la decantazione che non sono filtrati. Quindi non filtrati, puliti. Non filtrati, quindi si hanno tutto dentro, tutto il buono, ecco. Un vino più naturale. Allora, azienda vinicola La Castellata della famiglia Bensa, oggi rappresentata dal figlio Stefano. Esatto. Cosa avete portato di buono? Oggi abbiamo portato 3 vini bianchi e uno rosso. Come vini bianchi abbiamo portato la ribolla gialla, il Tokaj friulano, i nostri vitigni autoctoni. E poi ecco due vini che rappresentano molto di più invece l'azienda, quindi diciamo anche la fantasia aziendale. Quindi sono l'assemblaggio bianco e l'assemblaggio rosso. E quindi ecco, sono due cuvée che dove noi andiamo a interpretarle a nostro piacimento, come ci piace ecco sentire a noi gli equilibri nel vino. Invece beh, ovviamente i vitigni autoctoni vinificati in purezza e quindi dove andiamo a cercare veramente tutta la loro personalità. Siamo con Sasha dell'azienda vinicola Radicon. Sasha, che vini avete portato oggi? Oggi abbiamo portato i nostri vini principali che sono lo Slavia, un uvaggio, la ribolla e lo Jacot, che è un Tokaj friulano. Dove è situata l'azienda geograficamente? L'azienda è a Oslavia, sui colli goriziani. Fondamentalmente siamo a 6 km da Gorizia, praticamente le colline che sovrastano Gorizia. Ok. Che tipologie di vini producete nella complessità totale, insomma, in azienda? Tutti i nostri vini sono focalizzati sull'idea della macerazione. Sono la maggior parte, per il 90% sono vini bianchi, e vengono tutti fatti con una macerazione sulle bucce. Alcuni vini con una macerazione più breve, altri con una macerazione addirittura molto lunga che arriva fino ai 4 mesi e con invecchiamenti anche molto lunghi, quindi che arrivano fino ai 6 anni praticamente, come prima di essere immessi sul mercato. Io vedo qua, permettimi, Jacob. Sì. È un nome un po' furbo. Molto molto particolare. È un nome furbo che non è nient'altro che Tokaj al contrario. Molto simpatica, Jacob. Siamo con Valentina della Trattoria al Picchio di Martignaco. Cosa avete preparato di particolare? Perché vedo delle pietanze molto curiose. Per questa sera abbiamo preparato le olive all'ascolana che facciamo noi a mano, in questo caso rivisitate un po' in chiave friulana, per cui ripiene di fico di patate della Carnia, prosciutto di San Daniele d'Oss e poi le classiche con l'aggiunta di tartufo nero di Acqualagna. Hanno un aspetto delizioso e anche il sapore sarà altrettanto, immagino. Quali altre pietanze preparate?
la nostra cucina di ispirazione marchigiana, per cui principalmente un occhio ai prodotti delle Marche, dai pecorini alla pasta che facciamo noi fatta a mano, fatta in casa, il pane, un'attenzione particolare alle farine, che sono farine macinate a pietra, di provenienza biodinamica. In più poi selvaggina, il tutto varia un po' in base alla stagione, per cui l'occhio è un po' ai prodotti delle Marche, ai piatti tipici marchigiani, però anche rivisitati in chiave personale, dai vinci sgrassi al coniglio e piccione ripieno, insomma altre pietanze. Dopo aver visto tutte queste cose, prelibatezze, vini, cibi, quant'altro, manca il caffè chiaramente, no? Giustamente, perché alla fine del pasto ci vuole il caffè, sì. Giusto epilogo, esatto. La Goriziana Caffè, allora intanto, quanti tipi di caffè producete? Ma noi abbiamo diversi tipi di miscele, quest'anno festeggiamo tra l'altro i nostri 50 anni e quindi abbiamo portato qui in degustazione a Farra la nuova miscela 100% arabica Grand Cru, che è la miscela proprio che va a festeggiare proprio i 50 anni di attività. E in abbinamento abbiamo portato anche il nostro 100% arabica biologico, che vista la serata calda si prestava molto anche in un contesto di calici, l'abbiamo proposto in estratto a freddo, quindi diverse miscele, diversi modi di estrarre. Biologico freddo? Biologico freddo. Adesso lo assaggiamo. Da provare. Grazie.